bello. La torta dov'è? Non c'è. Che culo. Che culo. Che fuori. Dove stai andando, amore? Allora, io sono partito. Non in Arabia. No, sono partito da Lima, dove c'era il sole. Bello, 15 gradi. Ma che 15? Ma te ti droghi? Erano 4 gradi e mezzo. Sono finito in mezzo alla nebbia. Non è la rabbia. E non è la rabbia. Mi sto arrabbiando io però. Ma ciao! Ciao a tutti e buon compleanno di Marco! Allora, non è vero, cioè sì, c'era il sole, è vero, però c'erano 4 gradi e mezzo. 4 gradi e mezzo, io stavo seccando. No, lui si droga, lui è in periodo di quaresima ed è il suo compleanno, oggi si droga. Oggi cos'è? Festa nazionale. Allora risorgimento. Risorgimento, resurrezione. Bene. Ok. Risorgimento, resurrezione. Allora, stiamo andando a Milano. Abbiamo già passato Serravalle, eccetera, quindi siamo in direzione di arrivo. E in realtà c'è stato un cambio, ma lui aveva detto di parcheggiare prima in un posto, adesso ha ricambiato tutto e vuole andare a parcheggiare al parcheggio di Famagosta perché è più economico. E invece quello di prima qual era? Al Budek. Budek, mai sentito. Dove c'è il museo? Budek con la B? Con la M. Ah, Mudek. Hai detto Budek. Budek. Al Budek, vabbè, insomma. E quindi, siccome l'hotel è in quella zona lì, insomma, vorrebbe già lasciare anche almeno la valigia. Io non lo so. Sta di fatto che comunque dovremmo essere a mezzogiorno e qualcosa al ristorante, quindi si deve anche un po' dare una sbrigata. Comunque, i cagnolini sono dalla mamma. E niente, fa freddo, bel periodo gennaio, gennaio risorgimento, no amore, risorgimento, continuiamo con queste, ci vediamo dopo, rinascita, ma che rinascita, ma cosa sei? Rincoglionito. 45enne rincoglionito. Allora, non si dice. 45enne rincoglionito, sai. Risorgimento. Ricominciamo. Ci vediamo dopo. Arrivati in hotel, la camera era già pronta, quindi vi faccio vedere. Allora, innanzitutto, palchè per terra e mi piace un sacco. Camera sul bianco, comunque i dettagli marroni che io adoro. È un hotel che sembra rinnovato, comunque nuovo. Lì ci sono le mie enciclopedie. Se sai chi darle. Ok, comunque è tutto semplice. Siamo in zona Navigli e praticamente l'hotel si chiama Magna Pars e è l'hotel a Parfum e praticamente la caratteristica è che ogni stanza ha un profumo particolare, tipo questa stanza, la nostra, la 214, e abbiamo il profumo di legno di pepe, che io infatti me lo vorrei acquistare, mi piace un sacco. Comunque questa è la particolarità, quindi questo ce l'ho scritto, io vi ho detto qua il letto, io dormirò da questa parte immagino perché è più luminosa, un armadio anche se non me ne faccio niente e qua il bagno, molto carino anche questo, sui dettagli comunque sembra un marmo ma con dei dettagli sembrano quasi sul marrone e mi piace un sacco. Una bella doccia, confine. Bella, bella. Bella, sì, ci piace. Ah, che figata, abbiamo il monitor per controllare le varie luci, i vari punti luce, tutto domotizzato. E qua andiamo verso, siamo nel 2023 ragazzi, eh? Sì. Spettacolo. Sì, è un peccato. È vero, sembra un quadro, ma nella foto non è...
non so se ha reso tantissimo. Battuta di manzo e foie gras con nocciola. Allora, foie gras e radicchio rosso, aceto di Barolo e melograno, sì, melograno, me lo dimenticavo. Capa santa con bottarga e spinacino. E merluzzo nero con schizzo di polpo e perilla. I bottoni di pasta con sugo di cacciucco e polpo. Spaghetti con polpette d'anguilla, e nero di seppia e calamaretti. Non lo so, questo è risotto alla rapa rossa e gorgonzola, impreziosito con gocce di ciliegia e profumo alla noce. Ho imparato a memoria, amore. Com'è, amore? Happy birthday to you, happy birthday to you. Buon compleanno a Marchetto, buon compleanno a te. Com'è, amore? No, sto informato. Da? Sì, ti aspetta qui, eh? Chi? L'altro piatto, lui. Non lo assaggi? No. Ciao. Ma che belle. Secondo pane multicereale con aroma molto persistente di finocchietto, che io amo. Con... aspetta amore, come si chiama? Con cosa di zucca e... Sì, per favore. Sì. Filetto di vacca. Con contorni. Questo è il cuoricino della vacca infilzato con lo spiedino. Tartelletta, quello lì me lo sono scordato cos'è. Oddio, cosa quello fare lì? Quale? Questo qui? Bene, e questa è zucca. Filetto di vacca. Total black. Questo è il dessert. Ti ricordo che sei arrivato. Spuma di zabaglione, anice stellato, agrumi. Non mi ricordo. Bene, ok. Il cioccolato bianco e qualcos'altro. Terrina con tartufi, praline frizzanti, insetti che portano delizie, bombolone alla crema portato dalla formichina e qui c'è una spuma di cioccolato. Amore, apri la bocca però, sennò... Perché sembra il principale? Ma schizia? O scoppietta? Frizza? E quello cosa c'entra? Amore, hai preso appena preso un biochetase. Sai cos'è questo? Anduia. Già anduia o anduia? Ma hai preso appena adesso un biochetase, amore. Sei normale? Hai appena preso un biochetase, finiscila. Finiscila. Amore, dove stai andando per il tuo compleanno? Alle palle. Wow, a parte le mie scarpe, come le ho messe? No, io l'ho messa un po' male. Quante palle. Buon compleanno, amore mio. Alle palle, io. Oh.
prego, così lo facciamo. Amore. Belli. Sono psichedelici? Sono psichedelici? Facciamo la foto con le orecchie. Quello. Non lo so, ci sono le palline all'altro.
Che palline! Guarda, guarda lì! Oh, che bello! Wow, amore, ma che compleanno! Aia, chi è che mi ha tirato la pallina? Amore, chi mi ha tirato la pallina? Io l'ho sempre voluto una camera così. Allora, fai le sue di figlio. Fai qualche foto. Amore, te sei particolarmente bello. Posso muovere? Te lo dico, io sono bloccata qua e non riesco a muovermi. Ma come faccio? Sono immersa dalle palline. Palline, palline da tutte le parti, palline, palline da tutte le parti. Qua, mo. Te stai lì? Mi gira qua, vedo lontano. Ma mettiti lì dalle bolle! Che bello, amore! Amore, che bello! Un fumo, qua, guarda un po'. Cosa fanno? Fanno fumo dentro. Sì! Thank you.
può toccare? Ok. Cosa si fa con sti cosi? Li puoi organizzare. E poi? Troppo fatica, amore? Io ti vado su, io ti vado. Beh, amore, quello lì l'hai attaccato te. Centrare i buchi, mi dispiace, non è cosa per te. Ma io ma le vado, amore, non sai centrare il buco, te ne rendi conto? Prosecco, spritz, aperitivo, fino a vigli. Arrivati in hotel, mi sono appena tolta le scarpe, non ce la facevo più, ora metto le ciabattine. Marco vuole vedersi la partita, eccolo lì, si vuole vedere la partita e quindi io metterò due foto su Instagram e poi mi farò la doccia e mi butterò a letto. Comunque, insomma, sono le 20:59, fuori ci sono 3 gradi. E tutto va bene. A me fanno male proprio i piedi, e per dire a me che mi fa male i piedi con i mu vuol dire che abbiamo camminato. Comunque, insomma, adesso siamo un po' qua e poi, cioè no, e poi nanna, voglio dire, nanna. Comunque lui si vuole vedere la partita. Pericolosa che ha fatto l'Inter è stata perfetta, perché per esempio Barella con la palla in aria poteva anche calciare in porta, invece ha aspettato un attimo, ha visto Di Marco arrivare e lì c'è il 100% del compagno.